Avete mai sentito parlare di Whistle Stop? Sì, sicuramente. O di E.G. Root? Forse della vecchia Virginia? Detta Nini? Non so, perché la ricetta che oggi vi insegnerò ha a che fare con queste persone. Persone che arrivano da un posto molto particolare. Sono la signora Treadgood, 82enne, vedova, molto lieta. A dire il vero, mi chiamano tutti Nini. Sono soltanto in visita qui. A lei lo hanno mai fatto il clistere del marinaio? Vediamo. No. Non l'avrebbe dimenticato. Io e la mia amica signora Otis siamo di Whistle Stop. Lei c'è mai stata a Whistle Stop? Ma certo, sono passata di lì proprio oggi. Con la mia amica siamo vicine di casa da più di 30 anni. Dopo la morte di suo figlio, sua nuora ha voluto farla trasferire qui alla casa di cura e mi hanno chiesto di venire a dividere la camera con lei. La signora Otis non lo sa, ma io me ne torno a casa appena lei si sarà un po' ambientata. Il nome E.G. Treadgood le dice qualcosa? No, mi spiace, credo di no. Se lo sarebbe ricordato. Io sono stata praticamente adottata dalla famiglia Treadgood. Ho sposato Leo, il fratello di E.G. Oh. Sì. E.G. e la sua amica Ruth gestivano il Whistle Stop Caffè. Ah. E.G. era una ragazzina stravagante. Ma come abbiano potuto pensare che fosse stata lei ad ammazzare quel tizio, non l'ho mai capito. Ammazzare, ha detto. Si metta comoda un momento e le racconterò com'è andata. Ma per capire meglio E.G., Ruth, Virginia, il Whistle Stop Caffè, per capire tutto questo dobbiamo entrare dentro al libro, dentro al film, dentro la storia. E come farlo se non con i pomodori verdi fritti? Andiamo con gli ingredienti. Forse ero troppo serio. Troppo serio, troppo serio, troppo serio. Sono troppo serio? Sono impostato un pochettino, guarda. Andiamo con la ricetta. Un pomodoro verde. Ma è proprio verde, verde. Un uovo. 40 grammi di farina mais fioretto, 40 grammi di farina 00, 5 grammi di zucchero, un uovo ben detto, sale e pepe quanto basta. Ricetta semplicissima. Allora, prima cosa fondamentale da fare è tagliare i pomodori a circa 1,2 cm di altezza. Il pomodoro è il pomodoro. E metterli sotto sale per mezz'oretta in modo che tirano fuori tutta l'acqua. Poi sbattere l'uovo con un pizzico di sale, mischiare le due farine con lo zucchero. Quindi facciamo questa operazione semplicissima. Questa operazione semplicissima, così, così, ecco qua, lo facciamo per tutti i pezzi che abbiamo. Ecco qua i nostri pomodori panati, lasciamo un attimo riposare e andiamo a friggerli nell'olio di semi di girasole. Allora mettete a friggere i pomodori, giusto qualche minuto da una parte e dall'altra, e poi appoggiamo sulla carta paglia. Ed eccoli qua, i nostri pomodori verdi fritti. Adesso lascio un attimo
raffreddare un minuto. Però vanno mangiati comunque caldi, eh. Io nell'uovo ci ho già messo il sale, quindi sono già saporiti. Se volete potete metterci anche un po' di origano dentro l'uovo. Giusto una cosa in più. Ed eccoci qua. Pomodori verdi fritti. E se potete andate a Whistle Stop. A tutti quelli che hanno letto il libro. Sono veramente spettacolari. Tuanda! E date retta uno scemo. Leggetevi il libro, che ne vale la pena. Leggetelo, perché leggere è importante.